Ora è il turno di Giglione De Fiorò, che arriva da Napoli, quindi ci metterà un po'. Attrice e fondatrice della scuola di recitazione La falegnameria dell'attore, giusto? Ti farò un corso di dizione. Grazie mille, grazie. Non avrei veramente bisogno. Allora sì, la mia è una professione che si porta presso sempre un po' di curiosità, nel senso che quando mi chiedono che lavoro fai, io dico l'attrice, poi mi capita di sentirmi rispondere: ah, che bello! No, ma io ti chiedevo di lavoro. Che sì, quando dico questa cosa ridono tutti, perché evidentemente non ci sono attori in platea, sennò sarebbero disperati. Allora sì, purtroppo accade questo perché il nostro è un paese nel quale si continua a considerare la cultura e il teatro, il cinema in particolar modo, come qualcosa di accessorio, qualcosa che si può fare a livello di hobby, a livello di passatempo in qualche modo, e quindi nel sentire comune l'arte è qualcosa che non prevede guadagno, no? È qualcosa che si fa perché è bello farla, o anzi addirittura molto spesso perché così fai esperienza, come se uno potesse dire, non so, un medico che è da poco specializzato, non ti pago perché fai esperienza, cioè è lo stesso meccanismo e non ha molto senso. Ma il problema fondamentale per cui accade questo è che l'arte è un bene culturale, l'arte cinematografica e teatrale, non tangibile, non concreto. Noi possiamo facilmente vedere una scultura, possiamo facilmente vedere, non parlando di arte, un atto di un avvocato, è più difficile vedere il benessere, l'energia, l'emozione che ci procura un attore che recita una poesia e che la recita proprio in quel determinato modo. Questa difficoltà a vedere il lavoro culturale del cinema e del teatro provoca una difficoltà a pesarlo, a quantizzarlo economicamente. Questo che cosa ha fatto? Ha creato sicuramente alla lunga uno svilimento e una sottovalutazione del mestiere artistico, inevitabilmente. Poteva procurare, come dire, un effetto opposto, cioè non vedendolo poteva sembrare quasi qualcosa di magico il lavoro dell'artista. Invece no, non vedendolo si è portati a pensare che non sia quantificabile economicamente. Accanto a questo aspetto di intangibilità c'è un altro aspetto che ha, come dire, lavorato a svilire il mestiere dell'artista, e cioè il progressivo, sistematico smantellamento, negli ultimi 20 anni in particolar modo, 20-25 anni, del discorso della formazione, cioè l'importanza di fare scuola, di studiare, di avere un metodo per fare il mestiere dell'attore, o comunque i mestieri artistici, diciamo, del cinema e del teatro, i mestieri tecnici, è un altro paio di maniche. Questo che cosa ha portato? Sicuramente a un imbarbarimento generale, sociale in primis, ma ha portato anche a una confusione di fondo deleteria, nel senso che poi molto spesso si parla di momento culturale degno di nota, degno di rilievo, anche di quella che può essere la festa della pizza. Ora, io sono nata a Napoli, come diceva lui, quindi posso parlarne al di sopra di ogni sospetto, non parlo male della pizza, per intenderci, però c'è sicuramente una differenza. Non riuscire a fare questa differenza, quindi non riuscire a definire bene che cosa è cultura, nel senso vero della parola, che cosa produce? Produce quella che secondo me è una vera e propria deriva autoritaria, che insomma è più questa che non quella che si teme dal punto di vista costituzionale, secondo me. Perché deriva autoritaria? Perché se consideriamo il teatro e il cinema, ma tutto il teatro e il cinema, io non sto qui a fare una riflessione radical chic, per cui dico i film di Visconti, ma dico anche i film di Vanzina, dico il teatro di Garinelli e Giovannini, ma dico anche il cabaret del Salone Margherita, insomma tutto quello che è teatro e cinema, portatore di energia sana, di energia buona, di emozione, di allargamento dell'anima, tutto questo poi finisce inevitabilmente schiacciato e sommerso da un dilagare invece di eventi, di situazioni che sono più inneggianti alla rozzezza umana, prima ancora che artistica, alla sguaiataggine e quant'altro. E molto spesso questo poi, e anche questo è un aspetto grave, si porta presso uno spreco enorme di denaro che è estremamente avvilente, mortificante, per cui si investe moltissimo su cose che cultura non sono, che sono invece una
una sorta di fabbrica che è quella sempre iperattiva, sempre aperta, di divertimentificio fine a se stesso, di esibizione del nulla fine a se stessa. Vi ho fatto questa piccola premessa perché chi non lavora nel teatro e nel cinema a volte ha difficoltà a pensare questi due settori come due settori dove si possa veramente innovare. Invece secondo me ne hanno bisogno molto più di altri settori che comunemente si ritengono più interessati. Pensate alla legge sul cinema che è stata approvata proprio pochi giorni fa, è un segnale importantissimo, vuol dire che si investe sul cinema anche come elemento volano di sviluppo. Pensate a quello che ha fatto il MIUR qualche mese fa, che ha stabilito che il teatro diventa una disciplina scolastica a tutti gli effetti, per cui una materia di studio. È importante questo per due motivi: uno, scardina l'idea che non si debba studiare per fare l'attore, concludo, e due, ci insegna anche a rendere la scuola italiana sempre più inclusiva, perché è un linguaggio diverso il teatro attraverso il quale parlare a chi è cosiddetto borderline o a chi ha una diversa abilità. Concludo in questo modo: il teatro e il cinema hanno bisogno non solo di una politica nazionale di ampio largo raggio che guarda a tutto il paese nella sua interezza e all'estero, ma hanno bisogno anche di un lavoro capillare sui territori, di svecchiare carrozzoni che esistono a livello locale e che o non sono utili per niente al settore o addirittura sono dannosi ai fini artistici. Dobbiamo convincerci che è l'offerta che regola la domanda. Non è vero che le persone gradiscono soltanto un certo tipo di comunicazione artistica, un certo tipo di teatro o di cinema. Se noi diamo qualità, se noi diamo bellezza, restituiamo dignità al mestiere di chi recita, di chi suona, di chi danza, di chi scrive, sovvertiamo completamente le regole, alla fine non ci sarà più nessuno che potrà credere di fare l'attore passando per un grande fratello qualunque, e diciamo che il problema in qualche modo si azzererà da sé. So bene di dire qualcosa di estremamente rivoluzionario, che prevede un lavoro sulla lunghissima distanza, però vi lascio, vi saluto con una frase del grandissimo Vittorio Gassman a proposito del saper essere rivoluzionari un po' folli. Lui diceva: sappiate che un attore perfettamente sano è un paradosso, e io qui adesso non intendo smentirlo. Grazie mille Giuliana, dopo ti devo chiedere il numero per le lezioni di esatto. Però a proposito di Napoli, a proposito di attori, aggiungo io grandissimi attori, no, take a moment please, ok? E se no poi capisco tutto, c'è la suspense. E a proposito di innovazione, in questo caso tecnologica, c'è una clip.